Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube Dolce Non Solo Video Ricette. Oggi realizzeremo insieme una ricetta facilissima, buonissima, che si realizza veramente in 15 minuti. Sto parlando di loro, le sfogliatelle, che almeno una volta li abbiamo tutti comprati e mangiati, ma fatti in casa sono ancora più buoni. Tutti gli ingredienti sono giù nell'info box, quindi iniziamo con mescolare l'albume con lo zucchero al velo. Creiamo una certa cremina da questa densità e poi mettiamo in una sac à poche la confettura. Io ho usato di pesche, voi potete usare albicocca, insomma quello che più vi aggrada. E poi ho tagliato la pasta sfoglia, l'ho prima divisa a metà e poi l'ho fatta a striscioline, che saranno appunto le nostre sfogliatine. Poi ho versato su la glassa e distribuito in maniera uniforme per tutta la superficie della nostra sfoglia. Vado a separare i pezzetti di sfoglia, li metto in teglia e poi, aiutandomi sempre con la sac à poche, vado a ricreare un effetto sopra che poi in cottura vedrete, o meglio avete già visto nel video precedente l'effetto come viene. Si può fare direttamente soltanto con la glassa, ma a me piace dare quel tocco in più con la marmellata. E allora vado a ricreare questi, diciamo, rombi e poi andiamo ad infornare a 200 gradi forno caldo ventilato per circa 15 minuti. Ecco pronte le nostre sfogliatine buonissime! Seguitemi anche su Instagram gianfranco_manuguerra, lasciate un like se vi è piaciuta la ricetta e ovviamente iscrivetevi al canale. Ciao belli!